Un cordiale saluto, amici di The Click, amici di Olimpia Improvvisa Passione. Non c'è Alessandra, come potete ben vedere. Alessandra che purtroppo non sta bene. I mali di stagione hanno colpito anche la nostra Sandrina, che chiaramente diamo l'augurio di pronta guarigione e di ritrovarla qui quanto prima. Cambia l'ordine dei fattori, ma la musica non cambia. Ottava sconfitta su 12 partite, 91. Bayern Monaco 84 Olimpia, dopo l'overtime, dopo che prendi canestro da un Ibaka stellare, ne parlavamo in diretta. Max, ma prima di commentare questa partita, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere nulla degli appuntamenti dell'Olimpia, sia con il commento con Improvvisa Passione che delle dirette, anche della Virtus e di tutto quello che c'è sul canale di YouTube. Come dire, ne parlavamo con Max. In diretta, quanta voglia di giocare Ibaka? Se Ibaka ha voglia, è un giocatore devastante. Eseguito. Ibaka ha fatto una partita stellare, soprattutto nell'ultimo quarto. Mette una bomba quando il pallone scotta e pesa 20 kg a 2 secondi dalla fine. Il pallone che si insacca nel canestro dell'Olimpia, portando a 76 pari. 5 decimi da giocare, l'unica cosa che l'Olimpia avrebbe dovuto fare è guadagnare un fallo, comunque tentare un disperato attacco, visto che comunque giocavi dalla tre quarti, non lo hai fatto. Overtime e overtime, poi dopo il crollo. Io sto guardando la classifica, è impietosa, è veramente impietosa, ragazzi. L'Olimpia è sedicesima. È sedicesima e deve ancora giocare. Ed è sopra alla Stella Rossa, a Kaunas che ha battuto sia l'Olimpia che la Virtus, Valencia che è crollata, potete ben vedere i risultati delle ultime, l'Efes che è un po' in risalita, il Bayern le ultime due, ecco qua, contro di noi, soprattutto contro Lione e contro l'Olimpia, ha messo 3 partite in fila che comunque l'hanno un attimino rialzato. La prossima per Olimpia si chiama Partizan, tra meno di 48 ore. Partizan che vince contro il Pana all'overtime, che batte Monaco all'overtime, quindi una squadra abituata a giocare sulle lunghe distanze e all'overtime. Per Olimpia arriva da un overtime dove praticamente non ne aveva più. E gioca a Belgrado. E domenica c'è la Virtus. In campionato, un campionato dove l'Olimpia adesso sarebbe addirittura fuori dalla Final Eight di Coppa Italia. Un'Olimpia che invece di esonerare l'allenatore gli rinnova il contratto, anzi annuncia il rinnovo del contratto in questo momento, quando è stato rinnovato a settembre. Vabbè, potete seguirlo nella live reaction. Il commento di Max, beh, Messina al doppio ruolo all'interno dell'Olimpia. E sia allenatore che uomo mercato, è un manager all'inglese, si trova negli altri sport, soprattutto nel calcio. Sì, ma il vero problema è che Messina così è quasi dannoso per l'Olimpia. È la peggior, a mio avviso, stagione da quando c'è Messina, ma forse la peggior stagione da quando, da molto tempo, per l'Olimpia. Una squadra con lo scudetto sul petto, dove qua è un po' il riassunto della partita, dove sta facendo veramente fatica. Dopo un primo quarto dove l'Olimpia è stata avanti di 3, praticamente l'Olimpia è sempre stata a rincorrere. Il vero spaccato della partita è stato qui. 22-14, perché poi è vero. 2 punti rosicchiati nel terzo quarto, altri 3 nel terzo quarto, però sono stati quelli deleteri perché 21-24 la bomba di Ibaka porta poi a questo risultato, un 15-8 in 5 minuti dell'overtime dove l'Olimpia non ci credeva più. Andiamo a vedere le statistiche, abbiamo un Edwards che ha fatto 32 punti, soprattutto nell'overtime. Ha fatto 10 punti nell'overtime diventando MVP della serata. Shields ha preso in mano la squadra perché ricordiamoci che mancava Mirotic. Da un certo punto di vista è stato forse meglio.
o peggio, non si sa, però Olimpia ha giocato di squadra almeno per 30 minuti. Almeno per 30 minuti Olimpia ha giocato di squadra. Poi e poi c'era Andrea Moda. Il problema dell'Olimpia è che le partite durano 40 minuti, in questo caso 45, e non giochi. E non le giochi fino alla fine, non ti puoi permettere di prenderti delle pause. Andiamo a vedere poi le statistiche dell'Olimpia. Shields fa 26, ma il resto poi sono 10 di Hall, 10 di Melli, 10 di Voigtman, Tonut, Flaccadori, ma chi da mettere dietro la lavagna? Mandolò. Poi 3 punti c'è Mandolò, lasciamo perdere Ricci, 19 secondi, vabbè, ormai salvate il soldato Ricci. Ha preso lui in gestione del fioschetto dei panini fuori dal forum che era di Alviti l'anno scorso, di Baldasso. Una cosa veramente triste. Il problema è che Ricci gioca in nazionale. Io spero che il nostro coach ne tenga conto, ma il problema è chi schieri, chi chiami. A riprendere Cinciarini della Valle. Se Fontecchio gioca da Fontecchio, abbiamo qualche speranza nel preolimpico. Se Fontecchio gioca come ha giocato nell'ultima competizione, ecco, le Olimpiadi le guarderemo dal divano. Abbiamo cercato di guardare gli europei dal divano col calcio, ecco, replichiamo. Il problema è sostanziale. Hai un Mandolò che addirittura hai dovuto tenere in panchina a un certo punto per evitare che facesse disastri, perché a un certo punto Mandolò faceva disastri. Poitras in difesa nullo, totalmente nullo. Poitras, Heinz ormai vabbè, sparare sulla Croce Rossa, ma anche la sua età, ma il resto, gente come Bortolami, spazzata via dal campo, ha avuto un piccolo battibecco con Messina a metà del secondo quarto in un time out. Bortolami non si è più visto. Ricci non gioca nemmeno. Tant'è vero che non sono neanche accorto che era in campo durante il primo quarto, gli ultimi secondi del primo quarto. Poi Pippo Ricci non l'abbiamo più visto. Non puoi sempre dare la palla a Mirotić e sperare che Mirotić canti e porti la croce. Adesso tra poco tornerà anche Billy Veron, che potrebbe dare qualche geometria alla squadra. Manca un playmaker, soprattutto uno che abbia la testa fredda e le mani calde nei momenti come gli ultimi secondi di questa partita, dove un mancato fallo di Tonut, Heinz non ci arriva perché non ha l'anticipo per fare fallo, Ibaka mette la bomba da 3, overtime. Questa è la differenza. Heinz non lo puoi tenere in campo, con dovuto rispetto per un monumento come Kyle Heinz, ma non puoi tenerlo in campo. Non puoi tenerlo in campo proprio in un momento così difficile. Non puoi tenerlo in campo perché non ha l'anticipo, non puoi tenerlo in campo perché questi ti buttano la palla, te la buttano da 3. È anche vero che un po' di fortuna il Bayern l'ha avuta, perché alcuni canestri sono stati lì che battevano sul ferro e poi andavano dentro. L'Olimpia, stesso tiro, andava fuori, però il problema difensivo dell'Olimpia è lampante. Edwards ha fatto 2 canestri uguali dalla linea del libero, in successione uguali, totalmente uguali, smarcato. Non c'è stata penetrazione, però per tanti momenti, tanti minuti del terzo quarto si è giocato al classico ciabanò. Dopo 3 minuti finalmente è arrivato il primo canestro, Bayer. Poi Tress ha messo i primi 2 liberi del secondo tempo per l'Olimpia,
Ma poi Poitras è scomparso dal campo, ha fatto 4 punti e 4 assist, cioè 4 rimbalzi, nessun assist. Tutto qui, il mercato dell'Olimpia, lo state vedendo, è emblematico. Eccolo qui il mercato dell'Olimpia, tolto Heinz, 1, 2, 3, 4. Kamagate è in gita, è venuto in gita, avevo lo zainetto con la merendina, i fruttini e le patatine, come dice il buon Gigi Buffon. Kamagate è in gita. È stato uno spettatore pagato e non pagante. Contento lui. Anzi, buon per lui, si allena gratis in palestra, anzi lo pagano pure, quindi viaggia sempre gratis, viene pure pagato. Io metterei la firma. Però di là delle battute, è sempre il solito discorso. Certo, Messina è un totem all'interno dell'Olimpia, Messina è una figura centrale, visto che comunque gli è dato anche il ruolo di scouting. E ma ragazzi, la squadra gioca a corrente alternata quando va bene. È una squadra veramente, veramente triste. Più che altro perché alterna momenti di grande lucidità, va sul più 9, a un minuto e mezzo dalla fine, l'Olimpia, sul più 9. Va all'overtime. E poi crolla. Crollo fisico, crollo mentale. Io voto per la seconda. Ditemelo anche voi nei commenti, in modo civile, cosa ne pensate. Alessandra era in chat, poi anche qualche altro amico ci ha raggiunto nel finale e ha lasciato il suo commento. Chiaro è che diventa difficile anche evitare intanto di scadere nel già detto. Diventa anche difficile pensare che questa sia la vera Olimpia. E questa è la vera Olimpia. Così gioca l'Olimpia? Beh, se questa è l'Olimpia, una rivale in meno per la Virtus, viene da dire questo. Cioè, dovrebbe essere forse la Virtus, perché qualcuno la pronosticava lì, all'inizio stagione, dopo l'addio di Scariolo, dopo l'addio di Teodosic e di altri, di Vince, di Ogilvy, di Jaité, ringraziando Dio, ce lo siamo levato di torno. Però il problema è che Jaité è a pari con la Virtus, il suo Monaco, anche se lui è comprimato. E qualcun altro invece è andato alla Stella Rossa e comprimare lo fa anche lì. Un saluto a Napier, che viene, gli viene preferito Teodosic, che è tutto dire. Va bene ragazzi, io mi fermo qua con questa disamina, anche se c'è poco da commentare. A 48 ore nuovamente in campo, a Belgrado, Partizan Belgrado, Olimpia Milano, che seguiremo. Iscrivetevi quindi al canale, attivate la campanella. Domenica, Olimpia Milano contro Virtus Bologna. Non è uno scontro al vertice, però comunque lì sarà la cartina di tornasole della stagione dell'Olimpia. Vivere o morire. Se l'Olimpia dovesse fare bottino pieno, tifoso Virtus, spero di no. Certo è con Virtusino che fa il commento sull'Olimpia, è qualcosa di particolare. È come un granata per il commento sulla Juve. Però voglio dire, al di là delle battute, l'Olimpia adesso è una settimana importante. È dicembre, c'è tutto il tempo per recuperare, però non tantissimo. Ma comunque, noi seguiremo tutta l'avventura dell'Olimpia Milano in quella dell'Eurolega, seguiremo la Virtus, seguiremo il basket, il calcio e chi più ne ha più ne metta, perché è vero che la Formula 1, i motori si sono fermati, ma lo sport non si ferma e soprattutto non si ferma anche le click. Il giorno di Natale saremo con voi con l'NBA, come sempre con il tradizionale Christmas Day
C'è il Boxing Day della Premier League, chi più ne ha più ne metta, quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nulla, è gratis, non vi costa nulla, lasciateci un bel mi piace per supportare il nostro lavoro, perché per noi è fondamentale. Da parte mia, per questa volta, ospite incursore di questo programma, auguro di rivedere Alessandra già dalla prossima edizione, quindi stay tuned, stay click, ricordatevi sempre di iscrivervi al canale ancora una volta e anche a quello Twitch degli amici di Open Wrestling TV. Alla prossima!